Diamo un benvenuto a Simone Rossi, Country d'Italia di Vanguard, al quale vogliamo chiedere come sta andando questo 2019, poi dato che siamo al Salone del Risparmio, quest'anno la sostenibilità è al centro appunto dell'evento, qual è la vostra interpretazione di questo tema? 2019 si è aperto col listing di 19 ETF su borsa italiana da parte di Vanguard, è l'inizio per Vanguard nel mercato italiano, siamo stati accolti con grande entusiasmo e con grande interesse non solo per l'offerta che portiamo e per i costi bassi che sono un po' l'elemento di battaglia di Vanguard, quello per cui è nato ed è stato creato questo soggetto, ma anche per la filosofia di investimento che c'è dietro Vanguard e per l'interesse sempre più forte da parte di investitori professionali e privati, dei consulenti, ad avere prodotti come sottostante dei portafogli di investimento sempre più efficienti e sempre meno costosi. Quindi devo dire è un 2019 speciale per Vanguard, è un inizio che è partito molto bene anche in termini di raccolta su determinate asset class e rappresenta un inizio molto promettente per la nostra società. In termini di sostenibilità riteniamo che il Salone sia stato un po' il momento comune a tutto il mondo del risparmio gestito dove parlare di sostenibilità. La sostenibilità è importante che venga affrontata su diversi angoli, non solo dal punto di vista dei prodotti, non può e non deve diventare solo un tema commerciale la sostenibilità, deve rappresentare un elemento comune nella considerazione del risparmio gestito a lungo termine. Come possiamo rendere il risparmio gestito in Italia sostenibile a lungo termine? Sicuramente i prodotti SRI sono una risposta, ma non può essere soltanto. Dobbiamo parlare anche di architettura, di costi, di distribuzione, di modelli distributivi, di novità, di efficienza e di educazione finanziaria. Questi per noi sono tutti aspetti di sostenibilità.